Come sempre, non dobbiamo abbassare la testa e dobbiamo guardare in avanti e ci dobbiamo preparare il meglio possibile per la prossima partita. Penso che fino adesso era importante che non abbiamo avuto, diciamo, 2 o 3 sconfitte in fila, vuol dire che lavoriamo bene. Ogni tanto si può perdere, magari non in questo modo che abbiamo perso contro di Empoli, però come detto dobbiamo dimenticare questa partita e dobbiamo imparare di questi errori che abbiamo fatto. Per primo mi aspetto una bella partita diciamo, di un stadio un po' più pieno e certo che aspettiamo che vogliamo vincere. Diciamo che non c'è sempre un favorito, perché ogni squadra può vincere ogni squadra. Il campionato è duro e poi è lungo.